Buon pomeriggio e bentornati con A Tutto Volle in apertura alla Serie B Uomini con il derby disputato domenica tra la Fenice Volley e la Gruppa Lucera. La vittoria importantissima dei Diavoli Rossi Opantini contro i Cugini Svevi potrebbe essere fondamentale nella lotta per la salvezza a 3 giornate dalla conclusione del torneo in cui per davvero si deciderà il destino sia dell'una che dell'altra. Partita intensa, bella, spettacolare. Lucera è andata avanti di 2-7, poi c'è stata la veemente reazione dei Diavoli Rossi Opantini che hanno pareggiato 2-2 e si sono portati a casa la vittoria vincendo al quinto set per 15-10. E adesso rivediamo insieme interviste ed immagini della sfida grazie al prezioso montaggio di Vincenzo Palumbo che ha realizzato per noi il post-gara. Ascoltiamo e vediamo insieme. Pinotauro, allenatore della Fenice Volley, una bellissima vittoria ottenuta contro una Gruppo Lucera che è andata avanti di 2-7, ma avete avuto davvero la forza e il coraggio di rimettervi in carreggiata e vincerla questa partita. Sì, sapevamo che per noi era un'ultima spiaggia, quindi perdendo questa partita probabilmente avremmo perso le ultime speranze di permanenza. Siamo stati bravi a capovolgere anche l'inerzia della partita perché loro stavano giocando bene, hanno elementi esperti che sanno gestire certe situazioni emotive e quindi si sono toccati su 2-0. Devo ringraziare tutti i ragazzi che sono entrati dalla panchina perché hanno dato quella scossa che ha proprio la squadra. Senti Pino, quanto può essere importante questa partita per le ultime 3 giornate del campionato per voi? Perché rimane accesa le nostre speranze di salvezza, anche se adesso siamo anche un po' condizionati dai risultati delle altre, cioè dobbiamo sperare che le altre fino alla fine onorino il campionato e come sono certo che sia. Gianni Furno, tecnico della Gruppo Lucera, avete cominciato bene la partita con un 2-0 di vantaggio, poi dal terzo set è cambiato qualcosa per voi, che cosa è successo esattamente? Cioè abbiamo iniziato a sbagliare molto di più rispetto ai primi 2 set, la differenza è stata quella, nei primi 2 set ha sbagliato più la Fenice, negli altri 7 abbiamo sbagliato più noi. Le occasioni le abbiamo avute, non le abbiamo sapute sfruttare. Bravi loro perché hanno trovato un corriere in grande spolvero, che non siamo riusciti quasi mai a fermarsi, mai a fermare, quindi la partita è girata in quel senso. Peccato per il quarto, quando sul 24-23 abbiamo sbagliato la battuta, proteste eccessive da parte della Fenice che meritavano qualche cosina in più. Vabbè, però poi è meglio che decida il campo, è meglio che si decida con una palla dentro o una palla fuori. Forse anche qualche tensione nervosa durante la partita può avervi condizionato, Gianni? No, nervoso, cioè, il nervosismo solito, cioè, è quello che è normale che sia. Siamo comunque 2 squadre dello stesso livello, cioè, alla fine lo sapevamo fin dall'inizio del campionato, dovevamo lottare per non retrocedere. Per noi, ti dico la verità, probabilmente avrei messo una firma per un punto qui a Cerignola in questo momento del campionato. Adesso siamo noi padroni del nostro destino, perché abbiamo 2 partite in casa che potrebbero fare appunto la distanza. Cosa potrebbe succedere per voi in queste ultime 3 giornate che mancano, Gianni? Potrebbe succedere che se l'Andria perde con il Fano e noi facciamo anche 5 punti, lo scavalchiamo. Potrebbe succedere benissimo questo, quindi noi giocheremo fino alla morte perché, ripeto, l'obiettivo è i 26 punti, che è alla portata anche a questo punto anche del Cerignola, che se non sbaglio sta a 18, Esatto. sta a 18. Quindi dovrebbe fare nelle ultime partite questi 8 punti che permetterebbero di venire a scavalcare anche l'Andria. È tutto, e poi c'è la partita Cerignola-Andria alla fine, è tutto da giocare. Noi dobbiamo fare quello che è il nostro dovere, cioè battere il Perugia la prossima settimana, con tutto il rispetto che è un'ottima squadra, è una squadra che sta giocando molto molto bene, ha vinto a Fano, ha vinto col Foligno 3-0, è in perfetta forma, quindi non sarà assolutamente facile. Quindi dobbiamo giocare step by step, ci sarà adesso Perugia. Chiaro che vincere col Perugia significa aver messo una pietra miliare importante per la salvezza che questo campionato così difficile, così duro, così pesante a livello tecnico e a livello logistico, ci vedeva sfavoriti in generale, come anche il Cerignola. Il tasso tecnico nostro è quello, dobbiamo lavorare sui nervi, sulla forza, sulla grinta dei giocatori. Quindi
Noi dobbiamo giocare, adesso sta anche a Cerignola andare a vincere, a Osimo, cioè il campionato è completamente aperto, ripeto. Tutto dipenderà molto da noi. Chiaramente se noi facciamo 6 punti, ho l'impressione che almeno noi ci siamo salvati, poi vediamo gli altri. Va anche ricordato che le immagini che avete visto nel post gara sono della diretta appunto TV, che ringraziamo per avercele date. Adesso passiamo alla Serie B 1 donne, qui invece c'è aria di grande soddisfazione per la Libera Virtus. Le ragazze allenate da Marco Brevieri hanno compiuto l'impresa di battere Isernia con il punteggio di 3-2 e di entrare nella griglia playoff per l'accesso alla Serie A2 nazionale. Un traguardo che arriva inaspettato, ma che è certamente frutto dell'ampio lavoro non solo del tecnico Brevieri e del suo vice, anche di tutte le ragazze che stanno dando davvero prova di grande maturità e compattezza di squadra, elemento fondante ed importante nella scia di un percorso che le ultime 3 giornate di campionato riserverà davvero di intense emozioni. Tra l'altro proprio Arzano sarà la prossima avversaria delle ragazze virtusine domenica prossima alla Palladilea. Invece brutte notizie arrivano dalla Pallavolo Cerignola. Le Puxia, allenate da Michele Drago, hanno perso in trasferta contro Monte San Giusto con il punteggio di 3-1, una gara brutta con una situazione di gioco certamente non semplice. Come ha riferito molto ampiamente Pierluigi Lapollo nel corso dell'intervista rilasciata Live Sport 2.0 su Radio TRC, ha messo in evidenza le difficoltà, tutto quello che è successo nell'arco della stagione, il cambio di allenatore da Pino Filannino a Michele Drago, poi anche la condizione di cercare di poter vivere con una certa serenità, eventualmente, se arriverà la certezza della retrocessione. Adesso però è tempo comunque di onorare gli ultimi 3 impegni, con la speranza almeno che le ragazze Puxia possano accettare una vittoria che almeno sarebbe un pochettino salutare, ma che certamente non basta per chiudere una stagione che davvero poteva essere di tutt'altro tenore. È tutto per questa edizione di A Tutto Volley del martedì, ci ritroveremo come sempre venerdì prossimo per la presentazione del weekend. L'informazione di Speciale News Web 24 invece torna come sempre stasera con il telegiornale alle 19. Buon pomeriggio e a più tardi.